Ciao a tutte! Bene, oggi parliamo dei miei prodotti preferiti di maggio. Allora, una piccola premessa. Se state notando qualcosa di diverso sui miei capelli, sì, ho cambiato colore, diciamo. Diciamo che sto cercando di diventare rossa. Per me è un'impresa veramente difficile perché io tempo fa mi tingevo i capelli di nero e quindi il nero attacca parecchio, anche se scarica ormai il colore si è proprio impregnato nel capello, quindi l'unica soluzione è la decolorazione. Quindi adesso sto cercando di piano piano arrivarci e speriamo bene. Bene, chiusa la parentesi, iniziamo subito con i miei prodotti preferiti di maggio. Allora, partiamo subito dagli ombretti. Sono due ombretti della Essence. Io li trovo molto carini, soprattutto mi hanno veramente soddisfatta nel fatto che, nel senso che proprio il pigmento è molto brillante. E sto parlando del Color Shine, questo qui, ed è questo colore, cioè è bellissimo, è un grigio che ridà sul blu, veramente stupendo. Vi faccio vedere com'è, molto brillante. Questo qui è il numero 05, il Pretty Rocking, e questo qua mi è piaciuto veramente tanto. Anzi, cioè, questi due ombretti della Essence in particolare, perché comunque rimangono bene sull'occhio, non vanno nelle pieghe, veramente restano intatti tutto il giorno. E l'altro ombretto di cui sto parlando è questo qui, ed è questo colore. Il colore mi piace proprio tanto tanto tanto, perché è un dorato olivastro, non so definirlo, ma è stupendo, è super metallizzato, cioè è proprio bello. E questo qui è il colore, ridà sul, appunto sul verde oliva, ma qua non rende tanto, ma sull'occhio è stupendissimo. E questo qui è il numero 31, il Pretty Funky. E questi due ombretti, quindi, veramente i miei preferiti. Poi le matite occhi, una sempre della Essence, che è questa qui, la Long Lasting, così, e questa qui è la numero 07, ops, è la numero 07, Easy Going. E il colore mi è piaciuto veramente tanto, anche questo. Lo vedo adatto molto per l'estate, con l'abbronzatura è stupendo. Non si vede molto, comunque è veramente stupendo questo colore, un turchese metallizzato, veramente bello. E poi invece matita occhi casual, e questa qui della Revlon. Questo è il questo qua è il numero, sì, 01, il black.
Così. Anche questa matita mi ha rende soddisfatta. Non è molto morbida e nemmeno molto dura. Quindi per gli occhi sono questi i miei prodotti, anche perché a maggio, in questo mese di maggio, sono diciamo pochi prodotti di cui preferisco veramente. E quindi per gli occhi sono solamente queste cosine. Adesso passiamo al blush. E il blush, questo qui della Essence, il Multicolor Blush. Così. Ci sono varie gradazioni, tonalità di rosa. Faccio vedere com'è. È molto delicato. E questo qui è il numero 20, il Fashionista. E parecchie, cioè non parecchie, diciamo alcune ragazze mi avevano chiesto se avevo provato questo blush per vedere se scriveva, perché parecchie mi hanno detto che hanno avuto dei problemi con questo blush, perché parecchie ragazze mi hanno detto che la scrivenza è molto poca. Io l'ho provato. Non so, a me sembra che come scrivenza scriva, è molto delicato, però forse a me si vede perché comunque sono chiarissima di pelle, quindi un po' di rosa che applico subito, diciamo, si nota. Forse per chi ha la pelle un pochino più scura, può essere chiaro. Comunque, io lo reputo abbastanza buono. Quindi sulle guance solamente un blush. Poi passiamo ai rossetti. Allora, come rossetto mi è piaciuto molto questo qui della Essence. Questo qui è il numero 45, This Is Me. Questo qui ed è un rosa che sembra fucsia, ma quando così è un rosa fucsia appunto, può sembrare forte, ma quando lo si va a applicare sulle labbra è molto 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 tenue ed è un rosa perlato. Anche se ripassiamo 2 o 3 volte, sì, il colore diventa più scuro, però è abbastanza chiaro. Questo qui mi è piaciuto molto perché mi dura veramente abbastanza, non dà quell'effetto che si secca, cioè idrata molto le labbra. Mi è piaciuto veramente perché vari rossetti che ho provato, come quello della Astra, diciamo mi piace il colore, ma dura pochissimo, nemmeno il giro di mezz'ora che si inizia a seccare, e come se non c'è, cioè non c'è più sulle labbra. Invece questo qui veramente lascia le labbra morbidissime. E invece un lip gloss, sempre Essence, diciamo che questo mese sono solamente per i prodotti Essence, a parte la matita della Revlon. No, sono tutta Essence. E questo qui mi è piaciuto tanto per il suo effetto. Questo qui è il Volume and Gloss Lip Maximer, e sarebbe il, diciamo, il lip gloss che dovrebbe far dare volume appunto alle labbra. Però sinceramente non dà volume assolutamente. E quindi è bocciato, però io l'ho messo nei preferiti di maggio perché mi piace l'effetto che dà sulle labbra, nel senso, ora vi spiego. Quando inizio ad applicarlo sulle labbra,
A parte che sa di menta e mi piace tantissimo e mi rende le labbra fresche. Secondo, inizia a pizzicare un pochino le labbra perché quello sarebbe l'effetto che dovrebbe appunto volumizzare le labbra. Un minimo, un minimo lo fa, però non è quella cosa abbastanza evidente. Però appunto ripeto, mi piace perché mi lascia le labbra freschissime, veramente mi piace troppo. Infatti lo uso anche quando devo uscire in 2 secondi, anche se non, il colore, cioè la scrivenza non è che è molta, cioè è leggermente sul rosato. Però non mi interessa perché comunque mi piace proprio l'effetto che mi rilascia sulle labbra. E questo qui è il numero 003, Liar Kiss. Questo qua sa di ciliegia. Poi c'è quello all'arancia e mi pare quello alla fragola, se non sbaglio. E adesso non li ricordo tutti, comunque ci sono vari tipi. Quindi questo qua anche lo reputo abbastanza buono. E poi passiamo a uno smalto che mi è piaciuto veramente tanto ed è lo smalto della Flomar, questo qui, e mi piace tantissimo il colore perché se notate è un blu notte metallizzato, è veramente stupendo. E questo qui è il numero 398. È veramente stupendo. A parte che ho visto anche le altre colorazioni degli smalti della Flomar e sono veramente tutte meravigliose. Ci sono molti colori estivi molto particolari e sono stupendi. Poi vi linkerò il link di Flomar, così se volete dare un'occhiata al loro sito, che ci sono veramente tantissime cosine stupende. E lo metterò qui sotto nell'info box. E niente, questo qui è il mio video dei preferiti di maggio. E sono poche cose, come ho detto, però poche cose ma buone. E niente, quindi questo è tutto. Spero il video vi sia piaciuto. E ci vediamo con un prossimo video, anzi, speriamo un prossimo tutorial. Ciao!